che il tema della Roma imperiale latita tanto nella nostra letteratura, specialmente contemporanea. Tanto perché la conoscenza della civiltà classica e ancora in particolare la conoscenza della storia romana negli ultimi tempi non ha avuto una diffusione così ampia come era nei precedenti periodi della nostra storia della scuola. In secondo luogo perché il rapporto con la civiltà romana è un rapporto che si costruisce innanzitutto attraverso la conoscenza della lingua latina. So che questo può apparire un tema, come dire, abbastanza spinoso e controverso. Qualcuno addirittura parla di abolire il liceo. Qualcuno ipotizza dissennate riforme del nostro curriculum degli studi. E tutto questo evidentemente, insieme alla velocità dei nostri tempi che non consente più quella tenuta appassionata e lenta che gli studi classici impongono, fa sì che il tema, diciamo, della civiltà classica e in particolar modo il tema della romanità sia in qualche modo posto, se non nel dimenticatoio, certamente in secondo o in terzo piano. E sotto questo profilo, come tu dicevi, questo potrebbe diventare un libro da far leggere nelle scuole, perché riporta in primo piano, attraverso anche una scelta di testi classici, ciascuno dei capitoli, dei brevi capitoli che compongono questo volume, ha un incipit che è un incipit di una delle produzioni più importanti, e cioè della letteratura latina. C'è di tutto, voglio dire, da Orazio a Catullo, da Livio ad altri autori, che in qualche modo Virgilio, soprattutto anche Virgilio, che introducono questi capitoli e danno questo senso, starei per dire, di un rapporto tra passato e presente. Ecco, direi che l'elemento che mi ha molto colpito, diciamo, nel volume è questa capacità di modulare il rapporto passato-presente. La romanità classica, i suoi autori, la sua civiltà, la sua cultura, ma dall'altro lato la Roma presente, il Mediterraneo, il luogo cioè in cui l'imperium dei Romani si fondò e riuscì in qualche modo a diventare un punto di riferimento per gli aspetti relativi alla civiltà, per gli aspetti relativi al diritto soprattutto, diritto romano che diventò in qualche modo l'elemento focale intorno a cui si costruì un nuovo concetto di cittadinanza. Quando si diceva civis romanus sum, civis romanus sum aveva un significato profondo, e all'interno dell'impero si diventava cives, cioè ciascuno dei componenti dell'impero aveva una dignità di cittadino. Questo era un elemento che creava una coinè culturale e politica formidabile. Questo dava il senso, la forza, il nervo all'impero. Ma allora, considerando il volume di Ivano, forse Ivano è arrivato troppo tardi sul tema, oppure quasi fiutando una inversione di tendenza per il futuro ha anticipato i tempi? Lei cosa ne pensa? Ma direi che questo testo può essere invece una opportuna occasione per una ripresa di interesse nei confronti di questi temi, perché in realtà non è un testo di storia della civiltà romana o di storia romana o di storia del diritto romano, che sarebbe un testo di più complicata, difficile
forse anche pesante lettura per coloro i quali non abbiano le basi e i fondamenti per poterlo leggere. Questo è invece un testo che in qualche misura riesce a mettere insieme un elemento fondamentale, che è quello della conoscenza degli avvenimenti storici, di una tradizione, cioè di una tradizione romana, di una effettiva descrizione di quella che era anche la Roma imperiale. Dall'altro lato però riesce in qualche modo, attraverso questa dinamica forte che è introdotta nella scrittura del volume che tu hai sottolineato, riesce in qualche modo però a far percepire come questi elementi, che pure hanno una loro fondatezza storica, una loro fondatezza archeologica, una loro fondatezza di carattere storiografico, possono però essere coniugati, articolati dentro una narrazione in cui c'è anche l'avventura. Ecco, per parafrasare un vecchissimo testo che io leggevo quando ero studente universitario, e cioè un testo di Butor, La critique et l'invention. Ecco, direi che in questo testo c'è la critica, e cioè il fondamento storico, ma c'è anche una forte carica di invenzione. Il libro in sostanza si dipana intorno a tre date. E le date sono il 2 agosto del 216 avanti Cristo, è la data della battaglia di Cannae e quindi della sconfitta drammatica dell'esercito romano con circa 40.000 morti, il 410 d.C., che è la data del primo sacco di Roma, quello compiuto dai Visigoti di Alarico, siamo sempre 2-3 agosto del 410 d.C., e infine il 2 agosto del 2014. E intorno a queste tre date, che coniugano insieme, per dir così, come dire, l'antichità classica, il periodo forse più classico della Roma imperiale, il momento invece in cui di fatto cade l'impero romano d'Occidente, il sacco di Roma è la caduta dell'impero romano d'Occidente di fatto, e poi invece il presente, ieri. L'agosto 2014 è stato 3 mesi fa, 4 mesi fa. Ecco, dentro queste tre date si svolge una storia. È una storia che ha molti, io lo voglio dire subito, ha molti piani di lettura. Questo è un libro sì che può essere letto da un giovane, ovviamente letto e percepito con gli strumenti culturali che un giovane di 15, 16, 17 anni possiede, poi può essere letto da un lettore maturo, e quando dico maturo in un duplice senso e significato: maturo dal punto di vista anagrafico, ma maturo anche da un punto di vista culturale, cioè dotato di quella necessaria cultura generale e cultura classica che in qualche modo è indispensabile come filtro di lettura del libro. Dicevo prima la critica e l'invenzione. E certo, perché i dati, alcuni dei dati, sono dei dati assolutamente realistici e rispondenti ad una dimensione che può essere per un verso storica, per un altro verso, come devo dire, di storia della musica. Prendiamo il discorso relativo alla messa di Requiem di Verdi, che può essere anche relativo ad alcuni fenomeni di tipo astronomico. Quando avvengono questi avvenimenti sconvolgenti che avete sentito leggere nell'ultima parte, questi avvenimenti, al di là, diciamo, della dimensione esoterica e della dimensione religiosa, perché
Questo è un altro elemento che io vorrei sottolineare. I due piani sono due piani a scorrimento biunivoco. C'è certo la medium e quindi l'esoterismo, ma c'è anche una profonda connotazione, una profonda vena religiosa che emerge dalla lettura di queste pagine. Ma sostanzialmente questi avvenimenti, il ruotare della volta della grotta del Lupercale, apro e chiudo la parentesi, peraltro la grotta del Lupercale è stata effettivamente scoperta nel 2007 e attraverso una serie di strumenti elettronici avanzati si possono vedere le fotografie tridimensionali di questo soffitto, e se guardate le fotografie che sono state ovviamente pubblicate vi accorgerete che quella descrizione della volta della grotta del Lupercale, che è stata così efficacemente resa e letta dal nostro attore, in realtà ha proprio quelle caratteristiche. Ecco il realismo. Bene, ma questi avvenimenti sono ricondotti e ricollegati da un lato a una tempesta solare che in effetti c'è stata nel 2013, dall'altro lato alla scoperta di un asteroide, il famoso 2003 Q grande Q piccolo 47, che passò vicino alla Terra esattamente il 26 agosto a 19 milioni di chilometri. Quindi, come vedete, c'è una base di realismo all'interno del volume. Ovviamente questa base di realismo è poi coniugata dentro invece una capacità forte, molto forte, di invenzione. Starei per dire che leggere questo libro può significare anche immaginare una sorta di pellicola cinematografica, ecco il punto su quale volevo arrivare. Indiana Jones, però più colto. Più colto e più fondato, diciamo, rispetto ai film di Indiana Jones che noi abbiamo visto, dove sì, c'è qualche volta un riferimento alla storicità dei fatti, ma non con una attenzione che starei per dire quasi filologica. Il tema della Roma antica ha avuto un certo successo negli anni 60 nel cinema, ricordiamo pellicole celebri come Quo Vadis, Ben-Hur. Poi c'è stato un momento di stanca, quindi c'è stato il ritorno con Il Gladiatore. Lei ritiene che possa tornare sulla scia di questa cinematografia anche un nuovo interesse letterario per la Roma antica? Io direi che più che essere convinto che possa ritornare, io direi che noi dovremmo invece fare un auspicio perché ritorni. E consentitemi di chiudere con qualche piccola considerazione di carattere, starei per dire, meno storico, un po' più letterario, un po' più legato al volume. E mi ha colpito per esempio questa capacità di caratterizzazione dei personaggi. I personaggi sono personaggi diversi, molto diversi tra di loro. Ci sono due fraticelli nella Certosa di Trisulti. Apro e chiudo una parentesi, la Certosa di Trisulti è una certosa realmente esistente. La descrizione, sia pure en passant, che ne fa Ivano Accettura in questo volume è assolutamente realistica. La farmacia è effettivamente, l'antica farmacia della Certosa è effettivamente così arredata. E come dire, questo elemento, diciamo, questa realtà che viene descritta, vede questi due fraticelli. Io non vi dico poi che cosa fanno, che rapporto hanno, perché sennò che senso ha leggere il libro, però ci sono due fraticelli. Due fraticelli che avranno un ruolo particolare, legato, per dir così, per un verso, ecco, ad una dimensione che è tipica di tutti di tutte le certose, di tutti i conventi dove sono conservate antiche biblioteche,
parentesi, la biblioteca attuale, l'antica biblioteca della Certosa di Trisulti, è composta di circa 36.000 preziosi volumi che sono ancora consultabili. Dall'altro lato però c'è la dimensione esoterica e la dimensione profondamente religiosa. Una dimensione esoterica che si riallaccia ad una tradizione classica, e cioè la maledizione di Didone nei confronti dell'Italia dopo essere stata abbandonata da Enea. Leggerete qui sia in latino, opportunamente l'autore, tutte le volte che cita dei brani in latino, pone la traduzione in italiano, così ciascuno se la gode come meglio sa, insomma, no? Cioè, poi ciascuno ne parlerà anche lui. In secondo luogo però c'è, come devo dire, altri personaggi ugualmente ben caratterizzati. Un certo professor Emilio Rosati. Questo professore è un grande studioso di antichità classiche e in particolar modo un grande studioso di storia romana. Fatemi dire una cosa che forse è vera e forse no. Leggendo la descrizione del professor Emilio Rosati, ebbene, io ho rivisto davanti agli occhi la fotografia del professor Gerardo Colotti. Non vi è dubbio che l'hai presa di lì. Non vi è alcun dubbio che l'hai presa di lì. E c'è poi i figlioli di questo professor Emilio Rosati, che sono ragazzi, ecco, sono ragazzi costruiti, no, sono immagini, diciamo, sono personaggi i cui caratteri però sono costruiti con una grande sapienza, perché sono assolutamente moderni e quindi abituati ad utilizzare e a vivere la realtà contemporanea, però, come devo dire, dotati di una grande cultura classica, e quindi sposano insieme questa capacità di essere giovani ma anche di essere amanti della cultura classica, in particolar modo della romanità. E poi ci sono altri personaggi che gravitano, ciascuno ben caratterizzato, ma ciascuno animato da questo desiderio, per dir così, di trovare le radici. Perché, diciamo, è evidente che nel libro c'è una grande passione nei confronti, diciamo, della identità di Roma e della identità dell'Italia, che si in qualche modo sposava con la identità di Roma. E questo rapporto, diciamo, tra passato e presente è uno dei fili rossi che connota tutto il volume e che ne costituisce veramente uno dei punti di maggiore sapienza nella articolazione narrativa del romanzo. Insomma, per dir così, attraverso questo romanzo si può in qualche modo dare corpo, dare senso ad un verso di Virgilio, cioè quel verso in cui Virgilio, guardando in prospettiva quella che era stata la lunga peregrinazione di Enea, se ne uscì con questa espressione: tante molis erat romanam condere gentem. L'ho letto metricamente, perché il latino e soprattutto Virgilio va letto metricamente. La traduzione italiana di Annibal Caro è invece: di sì gravoso affar, di sì gran mole fu il dar principio alla romana gente. Grazie professore.